e il libro dei Vangeli viene portato ora al Papa, che lo bacerà in segno di venerazione. Ecco che l'Evangeliario viene portato solennemente, viene portato al Pontefice. In questo momento lo ha baciato e poi benedice l'assemblea presente. E il Pontefice dalla sua cattedra si appresta a tenere l'omelia. L'annuncio fatto nell'omelia ci aiuta a trasformare l'ascolto della parola in accoglienza della parola. È parte integrante della messa e spetta al celebrante come tale. E Papa Francesco, stando seduto, imita Cristo, di cui il Vangelo ci dice insegnava seduto. Ascoltiamo dunque l'omelia di Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore di poter celebrare questa Santa Messa d'inizio del Ministerio Petrino nella solennità di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e patrono della Chiesa Universale. È una coincidenza molto ricca di significato ed è anche l'onomastico del mio venerato predecessore. Gli siamo vicini con la preghiera piena di affetto e riconoscenza. Con affetto saluti i fratelli cardinali, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli laici. Ringrazio per la loro presenza i rappresentanti delle altre chiese e comunità ecclesiali, come pure i rappresentanti della comunità ebraica e di altre comunità religiose. Rivolgo il mio cordiale saluto ai capi di Stato e di Governo, alle delegazioni ufficiali di tanti paesi del mondo e al corpo diplomatico. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. In queste parole ella riaccusa la missione che Dio affida a Giuseppe, quella di essere custos, custode. Custode di chi? Di Maria, di Gesù. Ma è una custodia che si estende poi alla Chiesa, come ha sottolineato il Beato Giovanni Paolo II. Così, San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, così custodisce e protegge al suo mistico corpo la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello. Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una
fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all'episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore ogni momento. E accanto a Maria, sua sposa, nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepidanti e gioiose del parto, e nel momento drammatico della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al Tempio. E poi nella quotidianità della casa di Nazareth, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù. Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibili al suo progetto, non tanto al proprio. Ed è quello che Dio chiede a Davide, come abbiamo ascoltato nella prima lettura. Dio non desidera una casa costruita dall'uomo, ma desidera la fedeltà alla sua parola, al suo disegno. Ed è Dio stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive segnate dal suo spirito. E Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare della sua volontà e proprio per questo è ancora più sensibile alla persona che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni più sagge. In lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio con disponibilità, con prontezza. Ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. La vocazione del custodire però non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che prende e che precede e che è semplicemente umana. Riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi, o come ci ha mostrato San Francesco di Assisi, è l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia. I coniugi si custodiscono reciprocamente. Poi, come genitori, si prendono cura dei figli. E col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell'uomo ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio. E quando l'uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trova spazio la distruzione
e il cuore inaridisce. In ogni epoca della storia, purtroppo, ci sono delle erode che tramano disegni di morte, distruggono e disturbano il volto dell'uomo e della donna. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma per custodire dobbiamo anche avere cura di noi stessi. Ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. E qui aggiungo allora un'ulteriore annotazione. Il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavorante, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi al contrario, denota fortezza d'animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza. Oggi insieme con la festa di San Giuseppe celebriamo l'inizio del ministero del nuovo Vescovo di Roma, successore di Pietro, che comporta anche un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a Pietro, ma di quale potere si tratta? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro sull'amore segue il triplice invito: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità: chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo qui serve con amore, sa custodire. Nella seconda lettura San Paolo parla di Abramo, il quale credete saldo nella speranza contro ogni speranza. Saldo nella speranza contro ogni speranza. Anche oggi, davanti a tanti tratti di cielo grigio, abbiamo bisogno
di vedere la luce della speranza e di dare noi stessi la speranza. Custodire il creato, ogni uomo e ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, e aprire l'orizzonte della speranza, e aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nuvole, e portare il calore della speranza. E per il credente, per noi cristiani, come Abramo, come San Giuseppe, la speranza che portiamo all'orizzonte di Dio, che ci è stato aperto in Cristo, è fondata sulla roccia che è Dio. Custodire Gesù con Maria, custodire l'intera creazione, custodire ogni persona, specie la più povera, custodire noi stessi. Ecco un servizio che il Vescovo di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chiamati per far risplendere la stella della speranza. Custodiamo con amore ciò che Dio ci ha donato. E chiedo la intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei Santi Pietro e Paolo, di San Francesco, affinché lo Spirito Santo accompagni il mio ministero, e a voi tutti dico: pregate per me. Amen. E con l'invito ancora a pregare per lui si è conclusa l'omelia di Papa Francesco. Un'omelia che è stata segnata da questo verbo, custodire. Custodire, custodire il creato, custodire ogni uomo, custodire ogni creatura, soprattutto la più debole, la più svantaggiata. E ha detto il Papa: vorrei chiedere per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico e sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Siamo custodi della creazione. Professor Giovagnoli, ecco, direi in questo verbo, custodire, sull'esempio di Giuseppe, uomo semplice, uomo silenzioso, che tuttavia, ha detto il Papa, è stato forte, è stato veramente uomo in questo suo compito di custodia. Sì, certamente, mi pare un messaggio che va al di là dei confini della Chiesa e del cristianesimo. Tutti gli uomini, ha sottolineato il Papa Francesco, sono chiamati a custodire, e anche a custodire con tenerezza. Mi ha colpito che 4 volte almeno ricorre questa parola tenerezza. Quindi c'è anche un modo nel custodire. Forse nel 78 Giovanni Paolo II lanciò il grido: aprite le porte a Cristo, qui non abbiate timore. E qui invece Papa Francesco ha invitato a non avere paura dell'amore, come se fosse questo, anzi è questo, il problema del nostro mondo di oggi. Ha detto proprio così: non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza, in un mondo che tanto spesso mette invece in primo piano l'aggressività, mette in primo piano l'atteggiamento di chi prevarica, come se soltanto questo contasse. Questo ribaltamento dunque di prospettiva proposto dal Papa nell'omelia di questa sua messa per l'inizio del pontificato. E la celebrazione prosegue con il canto del Credo. Rinnoviamo la nostra professione di fede, le nostre promesse battesimali e serviamo Dio e la sua Chiesa. Thank you.
abbiamo professato la nostra fede, il nostro assenso per la parola ascoltata e commentata nell'omelia. Ora dobbiamo impegnarci ad attuarla nella nostra vita. Fratelli carissimi, il Signore Dio è la nostra salvezza. Eleviamo a Lui la nostra supplica per la necessità della Chiesa e del mondo. Rivolgiamoci al Signore con immensa fiducia, poiché nulla a Lui rimane impossibile. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. La prima preghiera in russo è per la Santa Chiesa di Dio. Dio Onnipotente, con la sua fedeltà, sostenga tutti, pastori e fedeli, a vivere l'obbedienza incondizionata al Vangelo. Invochiamo il Signore. Oremus pro pontifice nostro Francisco. In francese si prega per il nostro Papa Francesco. Dio Onnipotente, con la sua grazia, lo custodisca nell'esercizio del ministero di successore dell'Apostolo Pietro e di pastore della Chiesa Universale. Oremus pro publicis moderatoribus. Terza intenzione in arabo per i governanti. Dio Onnipotente, con la sua sapienza, illumini le loro menti e li guidi alla costruzione della civiltà dell'amore.